Buongiorno a tutti e bentornati in questo nuovo video. Dunque, oggi vi porto finalmente il video letture dopo un sacco di tempo che non lo facevo. Le letture sono abbastanza, perciò direi partiamo subito così non viene un video enorme. Allora, parto subito con un abbandono, giusto per cominciare in gloria, no? E l'abbandono di cui vi parlo, un abbandono per cui credo mi tirerete pomodori a non finire. Perché è Orgoglio e Pregiudizio di Jenner. Avevo deciso di leggere questo libro perché appunto tutti ne parlavano, tutti lo amavano e volevo capire come mai, di cosa parlasse, ero curiosa anche di capire un po' la storia. Che dire, la storia la conoscete tutti, la storia d'amore tra la nostra protagonista, il tenebroso Mr. Darcy. In un contesto ovviamente ottocentesco, quindi non siamo ai giorni nostri. Basta, non vi posso dire altro, non vi so dire altro soprattutto. Perché il libro non mi è piaciuto? Probabilmente non per le ragioni giuste, non lo so, ma la sensazione è stato comunque un libro che mi ha annoiata parecchio. Comprendo l'importanza storica di questo libro, comprendo che per i canoni di allora questo è un libro letteralmente all'avanguardia in cui c'è una donna che è una donna con le contropalle, ma durante tutto il libro non succede praticamente niente e io purtroppo sono una persona che si annoia molto facilmente, quindi sì, apprezzo il libro di per sé perché comunque è un classico, perché ha un'importanza storica non poco. Non poco importante, si capisce che da qui sono partite le prime basi del femminismo, quindi ecco perché molte femministe amano Jane Austen, però non ce l'ho fatta a finirlo. Era proprio un continuo ripetersi di scene tutte uguali a loro, un continuo non riuscire, cioè non lo so, mi dava l'impressione che non succedesse proprio nulla. Ci ho provato, mi sono sforzata fino a metà libro, ma poi basta, proprio non ne potevo più. E io sono una persona che se un libro non la prende, non si fa violenza continuando a leggerlo finché non lo finisce. Se non riesce a concluderlo, lo posa. Poi chi lo sa, magari tra qualche anno lo riprendo in mano e mi piacerà tantissimo, lo amerò. Però per il momento, ciò che appunto mi ha spinto ad abbandonarlo è stata proprio la forte noia. Non riuscivo proprio. Non mi prendevano le pagine, non mi prendeva la storia, non mi prendevano i protagonisti, non mi prendeva nulla. Quindi piuttosto che rovinarmelo, ho detto, vabbè, senti, ci vediamo tra qualche anno. Passiamo invece alle letture concluse. Sono state un po', ho qui due graphic novel e due libri. Per i miei standard è tantissimo. Considerate tra l'altro che io durante il lockdown ho letto poco o nulla. Dopo il lockdown poco poco mi sono sbloccata, e ho cominciato più o meno da un paio di mesetti a questa parte finalmente a leggere. Quindi comunque aprile e maggio sono stati mesi di transizione, invece verso giugno ho ripreso a leggere costantemente. E il primo libro che ho letto è stato questo qui, Doppio sogno di Arthur Schnitzler, credo si pronunci così, non lo so. Allora, cosa mi ha spinto a leggere questo libro? Inizialmente io ero molto curiosa di leggerlo, già da prima che trovassi, diciamo, la motivazione cardine, chiamiamola così. Qual è stata la motivazione cardine? La motivazione è stata una sera praticamente io e Marco stavamo chiacchierando, si stava parlando di questo film strano e allucinante che ricordava di aver visto da ragazzino a spezzoni. Allora, facendo un po' di ricerche, siamo riusciti a trovare questo film ed era praticamente Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, un film che è stato tratto esattamente da questo libro qui. Non lo sapevamo prima di vedere questo film, quindi noi abbiamo visto questo film particolarissimo con un Tom Cruise giovanissimo, un altrettanto giovane Nicole Kidman e tutte queste ambientazioni particolari, la colonna sonora che è un qualcosa di strepitoso e molto particolare come film. Verso la fine del film ci informiamo un po' sul significato del finale e quant'altro, perché c'è un finale che veramente ci ha lasciato un attimino spiazzati perché non capivamo. Siamo venuti a scoprire che era tratto da questo libro qui. Vi dico brevemente la trama. Abbiamo due protagonisti, marito e moglie,
che stanno attraversando un periodo un po' particolare. Non lo chiamerei un periodo di crisi, però più o meno siamo lì lì. Loro, o meglio, una sera praticamente tornano da una festa e la moglie, un po' alticcia, gli racconta appunto che da molto tempo lei sogna e fa fantasie su un uomo che aveva incontrato una volta in vacanza, un tenente, mi pare, un generale della Marina, adesso non mi, no, un soldato forse, non mi ricordo bene quale fosse la figura perché l'ho letto un po' di tempo fa. E non si sono mai incontrati, non si erano mai incontrati, era stato proprio un gioco di sguardi e basta. Ma da allora lei era rimasta folgorata e quindi faceva fantasie su di lui. E quindi in colpa racconta al marito questa cosa qui, no? Quindi di lei che sogna di farsi, di diventare sua, insomma, di questo fantomatico uomo. E quindi inizia tutto un percorso in cui il nostro protagonista si trova un po' in crisi nera, perché comunque da che mondo è mondo non è mai carino quando la tua mogliettina ti dice: ah, guarda, sai, quando facciamo l'amore in realtà non penso a te, penso a quell'altro. Giustamente non è il massimo, ecco. E quindi assistiamo a questa notte, tra virgolette, brava del nostro protagonista che si trova in situazioni veramente assurde, in cui potenzialmente potrebbe tradire sua moglie sempre, ma c'è un ma, in cui noi vediamo appunto cosa succede durante queste occasioni in cui lui può potenzialmente tradirla, per, tra virgolette, vendicarsi. Anche il libro, cioè il libro e il film praticamente combaciano per quasi tutto, sono pochissimi dettagli, piccole sbavature che cambiano rispetto al film, quindi vedere il film o leggere il libro più o meno siamo sulla stessa lunghezza d'onda. È particolare, mi è piaciuto perché non è la solita storia, è una storia un po' particolare, una storia un po' assurda, direi. Ma penso che non l'avrei apprezzato appieno se non avessi visto il film, perché è carico di immagini molto forti. Adesso la copertina del libro un po' lo suggerisce, ma credetemi, se voi guardate il film capite l'importanza delle immagini in una storia del genere. Ripeto, io lo consiglio, tra l'altro è un libricino piccolino e si legge in una giornata. Non saprei cos'altro dirvi se non provatelo, perché appunto è una storia particolarissima. Non sto a raccontarvi nulla perché lo spoiler è dietro l'angolo, ma davvero ha il suo perché e la cosa bella è ciò a cui porta a riflettere, nel senso, è più grave il tradimento fisico o il tradimento mentale? Quindi è più grave sapere che una persona ti ha tradito fisicamente quell'unica volta, o è più grave sapere che quella persona ti tradisce mentalmente, quindi fa fantasie su qualcun altro? E quindi insomma c'è tutta una diatriba e quant'altro. A me è piaciuto molto, è stato uno spunto di riflessione ed è stato bello poterne parlare con Marco, perché comunque ti porta a riflettere tanto, ti fa proprio appunto capire che non sempre è da dare per scontato che se il tradimento è fisico è tradimento, se invece è mentale non lo è. Anzi, a volte può anche essere peggiore, oppure insomma, a seconda di come si vive l'amore e la storia d'amore. Quindi consigliato, giusto per appunto per anche voi provare a riflettere su questo argomento qui. L'altro libro che poi ho letto è stato tipo uno dei libri più belli che abbia letto finora. Ma in molti so già che mi prenderanno per pazza perché, vabbè, è un argomento molto particolare e tagliente. E sto parlando di Sex Crimes, un libro di Massimo Picozzi in collaborazione con Carlo Lucarelli. Lucarelli penso lo conosciate, è uno scrittore strafamoso. Picozzi lo conoscerete sicuramente, è un criminologo, tra l'altro devo a lui un grosso aiuto perché aveva fatto un corso sul tema del Covid, dello stress post-traumatico da Covid, che in teoria lo stava facendo Marco per il suo lavoro, ma mi ha detto: dai, guardalo anche tu che effettivamente può aiutarti visto come stai. E devo dire che
su alcune cose ha tirato fuori argomenti e cose che mi stavano toccando sul serio, sul momento, perché appunto ho vissuto il Covid in maniera un po' sbagliata, mettiamola così. Mi sono fatta troppo carico di cose di cui non dovevo farmi carico, quindi era un po' come se effettivamente anch'io stessi soffrendo di stress post-traumatico, nonostante non stessi lavorando in un ospedale, e mi ha aiutato appunto a far luce su quali fossero i problemi e su cosa dovevo lavorare. Quindi devo dire che mi piace tantissimo il suo modo di lavorare, è molto ti rilassa quasi ascoltarlo, cioè non fa aggravare nulla, anzi spiega tutto, spiega in maniera anche abbastanza chiara. Insomma, io amo il suo modo di scrivere e di parlare. Infatti ho letto questo suo libro in passato, tra virgolette passato perché comunque è sempre quest'anno, ho letto Un oscuro bisogno di uccidere, che raccontava un po' i casi più eclatanti che ci sono stati qui in Italia, di crimini e quant'altro. Perciò ho detto, vabbè, voglio leggere un altro po' di roba sua e vabbè, la mia attenzione è andata a questa, perché qua si parla di crimini, a sfondo sessuale. Quindi quali patologie, quali le chiama parafilie in realtà, quindi quali disturbi della mente umana possono portare a crimini e quali soprattutto sono legate alla sfera sessuale, a disturbi della sfera sessuale. Allora, come vedete, l'ho praticamente costellato di post-it perché ogni argomento ha delle chicche, davvero. Poi c'è a fine libro una tabella con le parafilie più assurde, tipo che ne so, io l'altra volta avevo messo nel post, tra l'altro se volete ne ho parlato su Instagram, vi lascio il riferimento al post, della nebulofilia, ovvero l'eccitamento per la nebbia, cioè c'è gente che prova eccitamento sessuale nei confronti della nebbia, che è una cosa che non ci provo ad immaginarla, ma non ci riesco. Comunque, a parte questo, è un argomento un po' noir, me ne rendo conto, però io sono sempre stata incuriosita dalla psiche umana, soprattutto quando questa non funziona. Mi piace un po' capire per quale motivo una persona è portata a fare una data cosa che per natura non andrebbe fatta. Mi incuriosisce capire i meccanismi della mente umana quando questa appunto non funziona a dovere. Mi incuriosiscono tanti aspetti che effettivamente potrebbero essere presi come morbosità, però è curiosità la mia. E piuttosto che castrarla, preferisco sfogarla di modo tale che poi appunto so tutto di quell'argomento, basta, la cosa finisce lì. Brevemente, il libro è un saggio innanzitutto, ok? Non è un romanzo, è un saggio. È diviso in capitoli, ogni capitolo prende in esame un certo tipo di parafilia, quindi un disturbo particolare, un disturbo della psiche, insomma. Si parla di ogni argomento, spaziando dallo stalker, la figura dello stalker, il cannibale, quindi c'è gente che cannibalizza la gente, ma è un disturbo, a quanto pare un disturbo legato al sesso anche quello. Si parla di ogni genere di serial killer e in base a quello appunto il disturbo che è correlato a quel tipo di categorizzazione. Si parla a un certo punto anche di pedofilia, perché anche quella è una parafilia bella e buona, anche grave direi, e vengono analizzate tutte, tra l'altro classificandole bene, dicendo ci sono tre tipi di o quattro tipi di questo, questo fa questo, quest'altro fa quest'altro ancora. Vi giuro che io, tipo, il libro è tutto pieno di sottolineature, cioè, perché ogni cosa mi spingeva a sottolineare, a capire, a puntare, cioè, è veramente ben scritto e molto affascinante perché, appunto, racconta ciò che purtroppo può passare per la psiche di un pazzo maniaco. Non è una lettura per tutti. Sia chiaro, una cosa particolare tipica di Picozzi e Lucarelli è che loro vanno molto ad immagine, cioè nel senso ti raccontano, partono da un aneddoto, da una scena criminosa, per poi andarla ad analizzare e spiegare tutte le varie cose. Quindi non è per i cuori sensibili, mettiamola così, però è un libro che secondo me andrebbe letto una volta nella vita, perché magari non, no, meglio questo piuttosto che l'altro, forse. Vabbè, comunque.
perché è un aspetto che si tende ad ignorare, quando a volte basterebbe conoscere un po' le particolarità di alcuni tipi di crimini, di criminali, per evitare tante cose, ma tante. È un argomento che secondo me non va reso tabù, perché purtroppo esiste un'attualità. Adesso che c'è il Covid, anzi non se ne sente più, ma prima dell'avvento di questa pandemia, ogni giorno si sentiva qualcosa di cronaca nera. E quindi secondo me leggere questi libri ti apre gli occhi, ti fa capire che non è una realtà così lontana, non è quella cosa che senti ogni tanto al telegiornale, è una cosa che se sei lì nel momento sbagliato, il momento sbagliato può succedere a chiunque. Ora non voglio mettere in allarme nessuno, non sto dicendo che siete circondati da serial killer, però di non demonizzare l'argomento, perché effettivamente a volte può salvarti sapere qualcosa in più. Poi per il resto, vabbè, è tutta cultura. C'è chi come me apprezza questo tipo di cultura, c'è chi invece non la ama, non la sopporta e non vuole saperne nulla. Torniamo su argomenti un po' più leggeri e vi parlo delle due graphic novel che ho letto. La prima, per quanto non sia proprio leggero come argomento, è questo qui, Le Malerbe. Anche di questo vi ho scritto un piccolo post su Instagram. Vi lascio tutti i riferimenti giù in info box. Voi aprite l'info box e trovate tutto quello che volete. Di cosa parla? Allora, racconta l'argomento principale sono le donne le donne di conforto in Giappone. Non è un argomento semplice, non è un argomento leggero. E ho scelto la graphic novel proprio per questo motivo, perché sapevo che se avessi letto un libro non mi avrebbero risparmiato dettagli e io non ce l'avrei fatta, sono un cuoricino tenero alla fin fine, quindi avevo bisogno di partire in maniera molto leggera. La scrittura è stupenda, le immagini sono bellissime, esplicative. Non racconta niente nei dettagli, lascia molto alla fantasia, ma è appunto per questa scelta qui che tocca molto il cuore, perché cioè lei ti lascia intendere che cosa succede e ovviamente ne soffre ancora di più, perché se addirittura non te lo vuole mostrare vuol dire che è qualcosa di brutto, di orribile. È una realtà veramente tristissima, una realtà che fortunatamente ai giorni nostri non dovrebbe esserci più. Ma sapere che in periodo di guerra certe donne, che lo volessero o meno, finissero nel posto sbagliato, al momento sbagliato, e finivano appunto per fare le donne di conforto, che comunque non è che fossero trattate benissimo, erano comunque alla stregua degli schiavi, a volte anche picchiate o denutrite comunque, è una cosa forte, è una cosa che anche questa non andrebbe dimenticata, va conosciuta ma mai dimenticata, per evitare appunto che possa riaccadere. Meraviglioso, scritto con una delicatezza pazzesca, i disegni sono anche molto semplici, non c'è volgarità, non c'è nulla di quello che si può, cioè niente di strano che si possa immaginare. È così com'è, ti racconta tutto tra l'altro attraverso la nostra protagonista, che ormai è una donna anziana che è in casa di riposo, e questa ragazza che la va a trovare per appunto sentire i suoi racconti. Tra l'altro un'anziana abbastanza simpatica, che ride, che fa battute, insomma abbastanza moderna, se così vogliamo chiamarla, e appunto è un racconto delizioso secondo me, quindi io davvero lo straconsiglio, perché vi tocca il cuore e vi lascia dentro un segno molto indelebile, ma un indelebile dolce, non è un indelebile doloroso, anzi. Infine, una graphic novel che ho amato tanto, 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 perché era tanto tenera, tanto caruccia, è stata Il principe e la sarta. Sì, io non vi sto dicendo gli autori, scusate, di Jen Wong. E invece questo era di Kyeum Suk Ger di Kim, vabbè, insomma, è un po' più complicato da pronunciare. Allora, Il principe e la sarta. Di cosa parla questo? Questo, vi giuro, l'ho amato, tenerissimo, bellissimo, proprio amato alla follia. Racconta di questo principe che un giorno assolda questa sarta,
portandola appunto nelle sue stanze e chiedendole: ho bisogno di un abito. E la sarta, inizialmente lui è incappucciato, indossa una camicia da notte da donna, e allora gli chiede: ho bisogno di un abito, per piacere, commissionamelo, ho visto quello che hai fatto per l'amica che è venuta al ballo qualche sera fa e ne voglio uno simile. Vabbè, anche poi si scopre, perché lui, vabbè, inciampa e quindi insomma il travestimento casca via. Lei scopre che è il principe. Ma come? Un principe che vuole l'abito da donna? Ma non si scandalizza e asseconda il suo volere, perché comunque, per carità, cioè, il principe lo vuole, io non ci vedo niente di male. Perciò inizia questa piccola avventura di questa vita segreta del nostro principe, che di sera, di notte, comunque. Sì, no, penso se siano ambientati per lo più di notte. Comunque, durante le sue pause diventa Lady Cristallia, che sfoggia i suoi abiti alla moda, adorata da tutti per questi abiti così belli, così fantastici. E insomma, il resto non ve lo dico perché ovviamente è tutto spoiler. Bellissimo, meraviglioso, mi ha fatto sorridere, mi ha fatto sognare, l'ho trovato tenerissimo, me lo sono sbranata in 2 ore, perché è proprio bello. Poi le immagini, allora, a parte che i disegni a me piacciono un casino, sono bellissimi, ma davvero belli. Poi appunto è tutto colorato, quindi è molto riposante per gli occhi, bellissimo, davvero, l'ho amato e mi ha ricordato un manga che io ho letto tanto tempo fa, oh, non tantissimo però, e cioè questo, Kurageime, la principessa delle meduse, più o meno la situazione è simile, qua ci hanno infilato ovviamente anche gli otaku però, e la storia è uguale, siamo in una casa di sole ragazze, un giorno la nostra protagonista incontra una ragazza bella, alla moda, fantastica, che la lascia abbastanza basita. Per una serie di eventi la ospita in casa loro e questa ragazza rimane a dormire. Il problema è che la mattina, quando si sveglia, il parruccone casca via e si rende conto che non è una ragazza, ma è un ragazzo. E quindi insieme comunque cercheranno, visto che lei ha una passione sfegatata per le meduse, quindi è un otaku delle meduse, la nostra protagonista, e la ragazza barra ragazzo è molto appassionato di moda, ama da impazzire la moda, decidono di aprire un po' questo brand ispirato alle meduse, con questi abiti appunto ispirati alle meduse, e che indosserà il nostro ragazzo barra ragazza. Adesso non mi ricordo il nome, per questo lo chiamo ragazzo barra ragazza. Stupendo, bellissimo, meraviglioso, cioè dolcissimo, a tratti fa morire dalle risate, perché ovviamente, vabbè, sono una più disagiata dell'altra, ma bellissimo. E ho trovato proprio questa somiglianza con l'argomento, perché appunto si parla sempre di uomini che indossano abiti da donna e di donne che ne fa, comunque fanno amicizia e mantengono il segreto perché non ci vedono nulla di male, perché apprezzano ugualmente, perché se quella è la tua passione, perché devo giudicarti per la tua passione? Quindi sono entrambe due opere che vi consiglio perché c'è tanto da imparare. Con le letture io ho finito, vi parlucchio molto al volo di quello di cui sto leggendo adesso, e cioè Frankenstein di Mary Shelley. Vabbè, non sono neanche a metà, è molto bello. Al momento sono andata un po' a rilento perché ho preso in biblioteca in prestito alcune cose, quindi ho dovuto accantonarlo un attimo, ma mi stava piacendo veramente tanto. Ben scritto, questo a differenza di quello di Jane Austen, devo dire, mi sta prendendo, quindi penso proprio che lo concluderò. Ero curiosa di vedere un po' com'era quest'opera fantomatica. Già vedo molte differenze con diciamo, la figura, l'immagine che hanno dato di Frankenstein, di come nasce il mostro di Frankenstein, però devo dire che per ora mi sta piacendo, cioè, apprezzo tanto. Altro libro che sto leggendo in questo periodo, con cui mi sto portando avanti, che ho preso appunto in biblioteca, è Spam, Stop, Plastica Amare.
di Filippo Solidello, scoperto essere appunto un radiofonico, lavora per la Rai, e racconta appunto del perché la plastica finisce in mare, perché è importante buttare via la plastica nella differenziata e soprattutto appunto perché abbiamo la plastica in mare, chi ce la va a buttare dentro e che danni può fare. Molto bello, molto ben scritto, scorrevole, io l'ho iniziato tipo l'altro ieri, sono qui, ve lo straconsiglio. E qui arriva la me del montaggio che purtroppo si è accorta che proprio il finale, sul finale, proprio pochissimi secondi, si è bruciato il video, nel senso che boh, trasferendolo a computer si è rovinato il file, però per fortuna appunto era solo questo pezzettino. Quindi faccio l'outro io, così, struccata, tutta scompigliata, in preda al caldo, eccetera, eccetera. Volevo dirvi semplicemente che queste bene o male sono le letture che ho fatto. Il piccolo pensiero che stavo facendo su Stop Plastica era di stare attenti, appunto, cerchiamo davvero di sensibilizzarci bene su questo argomento perché viene preso troppo sotto gamba, a volte c'è gente che dà degli sfigati alle persone che fanno la differenziata. Cerchiamo di impattare il meno possibile, non dico che salveremo il pianeta, ma impattare meno, almeno ferma la cosa già che è grave di per sé, quindi cerchiamo di renderla meno grave di quanto non sia già e sensibilizziamoci molto perché credetemi, stiamo esagerando, ma nessuno se ne accorge. Molte cose per pura ignoranza non si fanno, perché nessuno ce le spiega, perché nessuno sa dirci come si fa decentemente la differenziata, per esempio. E quindi, insomma, sarebbe anche ora di muoverci. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere se avete letto qualcuna di queste cose, se avete opinioni, qualunque cosa, io sono qui, lo sapete che a me piace tantissimo dialogare, chiacchierare e niente, noi ci vediamo per un prossimo video che magari potrebbe essere appunto qualcosa già sulla mia rubrica sullo Zero Waste. E detto ciò, vi auguro una buona giornata, se siete in vacanza, buone vacanze e alla prossima.